Celti, bentornati in un nuovo video in cui scopriamo un po' di creazioni in resina. Spero che questa volta si siano asciugate perché la scorsa volta, ecco, sono ancora un po' molli, ve ne faccio vedere una che avevo uscito prima. Praticamente, essenzialmente, ho capito che stando nella stanza dove c'è il condizionatore rallentano tantissimo la loro catalisi perché, come sapete, e se non lo sapete ve lo dico adesso, la resina asciuga la sua catalisi, insomma, avviene quando raggiunge alte temperature, quindi temperature molto molto bollenti, molto molto calde, e ovviamente se al di fuori c'è una temperatura più fredda, un po' come quando è inverno, ci mette più tempo ad asciugarsi. Ora, cosa è successo in questi giorni? Io sono nella stanza col condizionatore, quindi ci hanno messo davvero davvero tanto tempo ad asciugare, e sebbene faccia davvero tanto caldo ci stanno mettendo un bel po' ad asciugarsi, perché tra l'altro stanno facendo una reazione tipo opposta, non riescono ad asciugarsi del tutto perché oltre al freddo che le rallenta subentra il caldo che continua a scioglierle. Quindi è un po' una cosa particolare, ma vi assicuro che mi sono documentata bene prima di dirvi queste cose. Comunque ho notato che poi durante la giornata si asciugano per bene. La prima che volevo farvi vedere è questa qui, che è la base, quella che realizzai io, proprio fatta in pasta polimerica da me, infatti questo era lo stampo che trovate da J.Creation. E l'ho fatta e tirata fuori perché mi serviva quando era ancora molle, anche se è molle ancora adesso, per vedere se riuscivo a farci entrare dentro questo ovale qui, ma non ci entra, quindi ho provato anche ad allargarla e non ci riesco, quindi niente, diciamo che l'esperimento è fallito, ma la base è sempre molto molto carina. Ho fatto alcuni esperimenti con due tipologie di viola per cercare di ricreare un po' l'effetto ametista. La maggior parte infatti sono un po' tutti così. Vediamo se l'effetto più o meno mi è riuscito, se non è venuto un totale fail, vediamo un pochino, insomma, se per caso ci sono riuscita. Vediamo. Ok, sembra tutto semplicemente viola. Io ho usato due tipi di viola, uno che era praticamente trasparente con i glitter e uno scuro, forse da dietro si vede un pochino meglio, ma si sono mischiati. L'effetto che voglio io c'è, però si sono un pochino mischiati, ora non so se voi riusciate a vedere l'effetto, io lo vedo più o meno, però poteva venire meglio. Comunque questa base non la utilizzavo da tanto ed è davvero molto molto carina. Questo stampo, se può interessarvi saperlo, è di J.Creation e ce l'ho davvero quasi da un anno, l'ho colato davvero tante volte, tanto che si è ingiallito per quanto tempo è che lo colo, e vive ancora, quindi quando dico che i suoi stampi io trovo siano veramente molto molto validi e buoni, non lo dico per stare dalla sua parte o nel team Gia, lo dico perché io con queste cose ci lavoro, e se la creazione non venisse bene, cioè senza bolle e quant'altro, io non userei questi stampi assolutamente. Sappiate che con voi sono sempre stata onesta al 100%. Poi c'è questa qui, sempre con lo stesso principio, perché appunto, come vi dicevo, ho fatto un po' di prove in più. Vediamo. Anche questo si è, cioè dal vivo lo vedo molto il distacco di colore, ma anche questo si è mischiato parecchio, comunque non sono per niente male. Direi che comunque è molto molto carino, non so se si riesce a vedere che in alcuni punti è più trasparente. È comunque carino perché comunque il viola in questo periodo è un colore che mi sta piacendo parecchio, ecco, diciamo così. Andiamo a vedere questo. Oh, ecco, questo è venuto molto molto meglio di tutti gli altri, infatti qua si riesce a vedere un pochino meglio il distacco tra il viola trasparente e al centro quello più scuro. Soprattutto dal vivo si vede tantissimo, quindi penso che questa farà parte della collezione che vedrete, che riguarderà appunto l'ametista. E sì, mi piace, è venuta davvero davvero bene questo qui. Davvero 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 molto molto carino questo. Poi ho fatto anche questo qui, che lo sapete, la mia base cameo preferita. Anche questo si vede. Oddio, non so se voi riuscite a vederlo, forse no, però calcolate che quello più scuro è al centro e quello più chiaro ai lati, e forse si vede un pochino. Sì, mi piace come è venuta comunque anche questa qui, non è per niente male, mi piace, mi piace. Sempre così è in questa. Spero davvero tantissimo perché c'è anche il pigmento olografico viola, vediamo com'è venuto. Pronti? Oddio, è bellissima!
È bellissima, lo sapevo. Questa sarebbe venuta perfetta perché avendo questi dettagli che sono più su mi permette di realizzare quell'effetto che volevo io. Praticamente in questa fuori, e qui finalmente si vede, è più trasparente, al centro è più scura ma è anche con il pigmento viola olografico. È una meraviglia, è veramente una cosa fantastica, mi piace da morire come è venuta. E a questo proposito vi faccio vedere una creazione che ho fatto qualche settimana fa, eccola qua, questa qui, più o meno con la stessa tecnica, che mi è piaciuta tantissimo. Infatti penso che queste qui poi le utilizzerò per creare qualcosa relativo ai cristalli e cose naturali, insomma. Ma comunque questa mi piace da impazzire, bellissima. È venuta esattamente come volevo io, quindi sono strad soddisfatta di come, insomma, di come è uscita. Sono davvero strad soddisfatta. Non vedo l'ora di utilizzarla, penso che alla fine utilizzerò queste due sicuramente. E questa anche, comunque andiamo a vedere anche le altre. Questa comunque è bellissima, troppo troppo bella, mi piace da morire. Ok, poi sempre con lo stesso colore ho fatto questa, vediamo com'è venuta anche lei. Bellissima anche questa, togliamo subito questo pezzo di scarto. Bellissima anche questa, questa anche è venuta benissimo. Questa su di lei si vedono benissimo i distacchi di colore scuro e di colore trasparente. Non so se riuscite a vederlo anche voi, forse con la mano dietro si vedeva meglio. Facciamo così, vediamo. Forse così si vede meglio. È bellissima, è veramente bellissima anche questa, quindi anche lei entra nella collezione ametista. Mi piace tantissimo. Pops, ho mosso tutto. Mi piace tantissimo, davvero davvero un sacco. Bene bene, ne uscirà una bellissima collezione, me lo sento, mi piacerà tantissimo. Poi prima di andare avanti, qui c'è uno scarto che toglierei subito, così togliamo questo stampo che mi sta soltanto... questo stampo è difficilissimo da far uscire. E semplicemente con uno scarto ho fatto questa foglia tutta oro. Niente di particolare, semplicemente uno scarto. Molto molto carine comunque queste foglie. Adesso andiamo a vedere questi qui. Ho fatto soltanto due questa volta nuovi, ho realizzato la rosa incantata e ho inglobato qui invece questo fiore di margherita. E andiamo subito a vedere, prima di tutto se escono, perché come vi avevo spiegato qui con il fatto della Resin Pro è tutto un se, è tutto un grande grandissimo se. Vediamo, oh che bella questa! Bellissima, è venuta benissimo, mi piace da morire come è venuta. La rosa si vede benissimo, anche i petali sotto si vedono benissimo e anche i glitter, quelli grandi per creare degli effetti di luce, devo dire si vedono abbastanza bene. Mi piace davvero davvero tanto, e lui è talmente lucida che si sta riflettendo la lampada. Comunque davvero davvero bellissima. E per lei ho già preparato la base cameo, che adesso andiamo a scoprire. L'ho fatta tutta tutta in oro, e semplicemente perché credo che per la Bella e la Bestia sia effettivamente la cosa migliore, il colore migliore. Vediamo, bellissima. Questo stampo è di una perfezione assoluta, e vi ricordo che questi stampi sono di Flick Emporium, sono veramente, sono diventati tra i miei preferiti, sono di una perfezione assoluta. L'ho fatta appunto tutta tutta oro e mi piace da morire, veramente veramente da morire. E andiamo subito a vedere come ci sta. Oddio, è perfetta, è perfettissima. Sì, vabbè, ora va via perché va poi incollata, e mi sto trovando benissimo ad usare la resina per incollare questi qui, perché così non mi crea aloni di colla dietro. Ma è troppo troppo bello, vi giuro, è lei, è la rosa incantata, e nella cornice oro ci sta da Dio. Poi penso che, così come vi ho detto per Ariel, insomma, penso che qui vicino ci sarà ovviamente Belle. Vedrò come farla, in quale posizione soprattutto farla, però ci sarà ovviamente una bellissima Belle, una bellissima Belle, oddio, bellissima è tutto un vedere perché non si sa mai, però mi piace tantissimo come sta e spero che piaccia anche a voi, è davvero davvero bellissima, mi piace da impazzire, vi giuro, e mi piace anche tanto come mi è venuta la rosa, quindi niente, spero piaccia anche a voi, io sono rimasta davvero davvero innamorata di questa creazione.
L'ultimo che dobbiamo andare a scoprire è questo qui, che però invece non, per la quale insomma non ho fatto nessuna base ancora, perché di queste basi qui, che sono quelle un po' più carine che sto usando adesso, perché non so se si riesce a capire, ma sono effettivamente molto più dettagliate di queste qua, non ho ancora, appunto avevo solo uno stampo e non potevo colarle tutte e due. Andiamo a vedere. Oddio, non mi piace tantissimo. Ve la faccio vedere. Non mi piace tantissimo, anche perché è venuta piena di bollicine, non so se si vede. Sì, non mi piace da morire, devo essere sincera. È carina perché comunque c'è inglobato un fiore dentro, però diciamo così, non mi fa impazzire più di tanto. Ma questi entrano anche dentro qua? Interessante. Va bene. Non mi fa impazzire più di tanto, diciamo così. Poi niente, da farvi vedere in più ho questo qui, che vi avevo fatto già vedere questa base in uno scopriamo precedente, e all'interno ci avevo messo i fiori, ma poi ho fatto questo piccolo mondo, questo Nina Mondo, perché la collezione con questi qua li ho chiamati Nina Mondi, in cui ci sono dei funghetti e una porticina affatata, spero si veda. E niente, l'ho messa qui dentro perché mi piace da morire, e penso che poi qui di lato ci sarà una fatina che guarda dentro, oppure non lo so, che dorme appoggiata qui, insomma ho qualche idea. Questa base mi piaceva tantissimo per l'effetto natura che ha, davvero davvero un sacco. E niente, non dovrei avere altro da farvi vedere, dovrei avervi fatto vedere tutto quanto. Quindi questo è stato tutto lo scopriamo di oggi, scusatemi per la location, ma è l'unico punto in cui la lampada adesso è fa luce, perché fuori non c'è più luce che mi entra dentro casa, e quindi non posso registrare nella mia solita postazione. Le creazioni mie preferite di questa colata sono in assoluto questa base qui, che è venuta assolutamente ametista come la volevo io, questa qui, perché anche lì è rimasta molto molto fedele alla mia idea, e questa qui in assoluto. Sono le tre basi che infatti penso utilizzerò per questa collezione che ho in mente, perché essenzialmente sono quelle che sono venute meglio tra tutte queste qui. Queste sono le mie preferite e mi piacciono davvero davvero tantissimo, ma se devo scegliere la creazione quasi completa, perché ovviamente manca la bambolina ancora su, questa ha sicuramente vinto su tutte tutte le creazioni. Mi piace davvero davvero un sacco un sacco un sacco. Quindi niente, io spero che lo scopriamo di oggi vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto almeno un pochino compagnia. Io ritorno al lavoro e niente, vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!